Riflettori puntati sull'aeroporto, continua a tenere banco l'avvertenza legata al Vincenzo Florio. Domani alla Camera di Commercio riunione del Comitato di Comarketing, si mobilitano diverse associazioni. Strisce blu, la proposta di Cives. Il movimento ha presentato una mozione che punta a cambiare le regole dei posteggi a pagamento nel comune di Erice. Stop all'imbarco delle automobili, emesso il decreto che regola l'afflusso dei veicoli a Favignana dal 1 agosto al 15 settembre, vietando l'afflusso dei mezzi non appartenenti ai residenti. Ma il mare non vale una cicca? Sbarca questo fine settimana a Trapani la campagna di sensibilizzazione per tenere pulite le spiagge del litorale. Il quinto elemento, Gabriele Ganeto, farà parte del roster della Pallacanestro Trapani. Processo Rostagno, depositate le sentenze. Nella seconda edizione del nostro notiziario ci occuperemo delle motivazioni della sentenza di primo grado del processo per l'omicidio di Mauro Rostagno, depositate presso la cancelleria della Corte d'Assise. Nel processo sono stati condannati alla pena dell'ergastolo il boss Vincenzo Virga e Vito Mazzarri. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione del nostro notiziario. Come sempre, dopo i titoli una breve pausa e poi rientriamo in studio con tutte le notizie e gli approfondimenti. E apriamo il nostro notiziario parlando dell'incontro che si terrà domani mattina a partire dalle 11 alla Camera di Commercio di Trapani, in cui si riunirà il Comitato dei Sindaci per l'accordo di co-marketing a sostegno dell'aeroporto di Birgi. Diversi gli argomenti che saranno al centro dell'assemblea, ad iniziare dalle dimissioni del presidente Pino Pace. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Quella di domani si preannuncia come una delle più importanti riunioni del Comitato di Co-marketing, decisiva per le sorti dell'accordo sottoscritto a sostegno dell'aeroporto di Birgi. I ritardi nei pagamenti da parte dei comuni delle rispettive quote hanno spinto Pino Pace a lasciare la guida del coordinamento dei comuni, costituito nell'ambito del contratto con la società AMS, la società che si occupa del marketing per conto di Ryanair. E sulla vicenda gravano le due note arrivate a Trapani da Berlino. La prima è quella della compagnia low cost, in cui lamenta i ritardi nei versamenti, prospettando la possibilità di una riduzione dei voli su Birgi. L'altra invece è la formale diffida con cui AMS ha formalmente chiesto il rispetto dell'accordo. Il momento è insomma particolarmente delicato. Per il 2015 all'appello mancano diverse amministrazioni, 8 poi gli enti che non hanno ancora saldato il 2014. La scorsa settimana la vicenda è stata al centro della riunione della Giunta della Camera di Commercio di Trapani, a cui hanno preso parte anche il presidente di Confindustria, Gregori Buongiorno, ed il sindaco di Erice, Giacomo Tranchida. Poco prima, a Palazzo Riccio di Morana, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti degli industriali trapanesi, diversi sindaci ed il commissario del Libero Consorzio di Trapani, Amato, sempre per discutere della situazione dell'aeroporto, con particolare riferimento all'accordo di co-marketing e alla ripartizione delle somme a ristoro dei danni per la crisi libica. Buongiorno e Tranchida, a nome del Comitato dei Sindaci, hanno invitato il presidente Pace a ritirare le dimissioni da presidente del Comitato del Comarketing, chiedendo all'ente camerale di continuare a portare avanti la cabina di regia dell'accordo. Pace, dal canto suo, si è riservato di decidere, ponendo precise condizioni, a partire dalla reale presenza di tutti i sindaci all'assemblea di domani e rimandando ogni conclusione all'esito dell'incontro e agli impegni che i sindaci dei comuni della provincia di Trapani si assumeranno. E domani mattina, a partire dalle 10, le associazioni Trapani Cambia, Turismo e Territorio, Agritourist, Trapani per il Futuro, Cives, Progetto per Trapani, Codici, Centro per il diritto del cittadino, saranno presenti in un presidio davanti alla Camera di Commercio di Trapani, chiedendo ai comuni di adempiere all'accordo di co-marketing a suo tempo sottoscritto a sostegno dell'aeroporto di Birgi, chiamando in causa le gravissime ripercussioni per il territorio che si potrebbero avere se Ryanair decidesse di lasciare lo scalo aeroportuale. Il Movimento Cives, attraverso il consigliere comunale Giuseppe Spagnolo, ha presentato una mozione con la quale ha invitato l'amministrazione comunale di Erice ad adottare delle nuove regole in materia di disciplina dei parcheggi a pagamento. Vediamo il servizio. La proposta del Movimento trae spunto dalle recenti sentenze sull'applicazione della sanzione in caso di sosta oltre il termine di scadenza del ticket esposto sul parabrezza.
Molti comuni hanno chiesto chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, per tutta risposta, ha fatto sapere come la sosta oltre il periodo per cui si è pagato non comporta una violazione del codice della strada, come evidenziato dal segretario del Movimento Cives, Piero Spina. Il Ministero dice praticamente in questi casi l'utente, il cittadino, non può essere sanzionato con l'applicazione del codice della strada, ma ha compiuto un inadempimento contrattuale, quindi l'unica cosa che si può fare al cittadino in questi casi è la richiesta dell'integrazione della differenza, ossia il cittadino dovrà pagare la differenza dalla scadenza del ticket. Adesso c'è anche un orientamento della giurisprudenza che tende ad accogliere i ricorsi degli utenti. Lo stesso giudice di pace di Trapani ha accolto i ricorsi di alcuni utenti che erano stati multati, come vi dicevo, con le famose 25 euro che sono previste dall'articolo 7, comma 15 del codice della strada. Il Movimento, nella mozione presentata dal consigliere comunale di Erice Giuseppe Spagnolo, ha proposto, nel caso di sosta nelle strisce blu oltre l'orario per cui l'utente ha pagato il ticket, di dare la possibilità all'automobilista di procedere al pagamento posticipato, coprendo il periodo che va dalla scadenza del biglietto fino al momento in cui si presenta all'ausiliario. Abbiamo presentato questa mozione per evitare anche che ci siano una serie di ricorsi a carico dei comuni e il comune possa impegnare proprio personale costituirsi in giudizio e poi per evitare che i cittadini soprattutto vengano vessati al pagamento di una multa. La mozione che ho qui tra le mani prevede praticamente che cosa? Che il cittadino può in questi casi, nel caso di questa sosta prolungata, potrà praticamente quindi pagare posticipatamente la differenza e potrà farlo entro le ore 13 anche del giorno successivo al giorno in cui è stato accertata la sosta scaduta da parte dell'ausiliario. E prevede inoltre anche l'applicazione di una penale di euro 4 nel caso in cui questa integrazione non venga fatta neanche entro il giorno successivo. E altra cosa che mi preme sottolineare, secondo me fondamentale, è anche quello che abbiamo voluto inserire all'interno di questa mozione, l'esenzione totale dal pagamento nelle aree strisce blu per i disabili che espongono il contrassegno H, i quali potranno liberamente utilizzare qualsiasi stallo del comune di Erice senza pagare alcunché. E questa mattina ad Erice è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale. L'Assemblea della Vetta è stata chiamata ad occuparsi di tasse. All'ordine del giorno ci sono la modifica del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale IRPEF volta alla riduzione della fascia di esenzione da 13.550 euro a 7.500 euro, oltre che la modifica del regolamento IMU che punta all'abolizione della esenzione per le case date in comodato ai figli o ai genitori. Ed ancora la determinazione aliquota IMU per i terreni agricoli a 7,6 per mille, il massimo previsto dalla legge. La manovra è stata contestata dai consiglieri dell'opposizione Nacci, Alastra, Vassallo, Mazzeo, Montalto e Pantaleo, che in una nota hanno chiamato in causa la seduta del Consiglio Comunale di ieri, i cui lavori sono stati aggiornati e stamattina per il venir meno del numero legale. La minoranza si è soffermata sulle numerose assenze tra i banchi della maggioranza, contestando quindi l'aumento delle tasse a carico dei cittadini ericini. Riprendiamo il nostro notiziario. È emesso il decreto che regola l'afflusso dei veicoli nell'isola di Favignana dal 1 di agosto al 15 settembre. Il servizio. Emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto di limitazione dell'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana per la stagione turistica in corso. Il provvedimento è stato registrato alla Corte dei Conti. Secondo quanto previsto dal decreto, dall'1 agosto al 15 settembre è vietato l'afflusso di veicoli a motore non appartenenti a residenti. Chiunque violi i divieti previsti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia da 413 a 1656 euro, così come previsto dal decreto. Possono affluire sull'isola soltanto veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto.
veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse, veicoli di proprietari di abitazioni sull'isola che, pur non residenti, siano iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU e TARES, autoveicoli con targa estera condotti dal proprietario o da componenti della famiglia del proprietario stesso, autoveicoli con targa italiana noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri previa dimostrazione del contratto di noleggio e ancora autoveicoli adibiti al trasporto di merci, autocaravan e caravan a servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi dell'isola e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno, veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas, autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno 5 giorni mediante biglietto navale di andata e ritorno e o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extraalberghiere, veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago dell'Egadi, autoambulanze e carri funebri, veicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per prestazioni occasionali di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici. Il permesso verrà concesso di volta in volta secondo le necessità. Il Comune di Favignana ha la facoltà, in caso di reale necessità e urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola. E restiamo sempre a Favignana, si terrà questa sera alle 21.30 il quinto appuntamento della rassegna letteraria L'altra marea, curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati, giunta quest'anno alla seconda edizione. Stasera sarà la volta di Gherardo Colombo, che presenterà il libro Lettera a un figlio su Mani Pulite, edito da Garzanti. L'ex giudice sostituto procuratore della Repubblica di Milano racconta gli anni drammatici che l'hanno visto tra i protagonisti della più importante inchiesta giudiziaria della recente storia d'Italia. Continua la rassegna Calatafimi si gesta Festival, che ha preso il via lo scorso 24 luglio e proseguirà fino al 12 settembre. Abbiamo ascoltato il direttore artistico Nicasio Anselmo. Continuano a Calatafimi si gesta le rappresentazioni inserite nell'ambito delle Dionisiache 2015. 42 rappresentazioni in tutto, 29 spettacoli, di cui 6 prime nazionali, 19 laboratori, 3 concerti e un premio per autori animano. Il festival ha preso il via venerdì 24 luglio e si concluderà il 12 settembre. La stagione teatrale del Comune, creata dal direttore artistico Nicasio Anselmo, riapre il Teatro di Segesta, aggiunge il Tempio Dorico e il Borgo Cittadino tra i luoghi di esibizione e tesse sinergie con produzioni e grandi accademie di teatro per rivitalizzare il territorio. Ne abbiamo parlato proprio con Nicasio Anselmo. Mi sono mosso guardando ai giovani. In questo momento a Calatafimi si gesta ci sono più di 100 artisti giovani che stanno lavorano e preparano gli spettacoli che andranno a debutto. La città è piena, strapiena di queste energie bellissime, vedi che si divertono, si confrontano, si conoscono, ognuno guarda lo spettacolo dell'altro. Calatafimi è veramente un cantiere d'arte. Il 30 luglio, intanto, al Teatro Greco, alle 18, con ingresso gratuito su prenotazione, verrà rappresentato Scene di guerra, teatri di pace, per la regia di Giancarlo Sammartano. E sempre nell'ambito delle rappresentazioni inserite nel cartellone delle Dionisiache 2015, questo pomeriggio alle 19.15 al Tempio Dorico andrà in scena la saga di Colle d'Oro, una visione diversa di teatro con la regia di Luigi Di Ganci e Ugo Giacomazzi. E adesso cambiamo argomento. Sbarca questo weekend a Trapani la campagna, ma il mare non vale una cicca? Vediamo il servizio. Saranno 84 le località della Sicilia coinvolte nella iniziativa che prevede nello stesso weekend, il prossimo, la distribuzione di 120.000 posaceneri, lavabili e quindi riutilizzabili, su oltre 450 spiagge italiane, comprese le aree marine protette. 1.000 volontari saranno impegnati lungo gli 8.000 km di coste italiane, una iniziativa che consentirà di far sì che vengano raccolti mozziconi di sigaretta per i quali i tempi di smaltimento vanno addirittura da 1 a 5 anni. La provincia di Trapani sarà coinvolta nella manifestazione con le spiagge di Selinunte, Marinella di Selinunte, Tre Fontane, Mazara del Vallo, Marsala e Pantelleria.
Come ogni anno la campagna è promossa dall'associazione Mare Vivo in collaborazione con German Tobacco International, con il supporto del sindacato italiano Balneari, il sostegno del corpo delle capitanerie di porto e il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. Testimonial dell'edizione 2015 è la nuotatrice Federica Pellegrini, che ha deciso di sostenere la campagna condividendo l'impegno di Mare Vivo a difesa del mare italiano. Nelle 7 edizioni la distribuzione di oltre 600.000 posaceneri ha consentito di evitare che quasi 20 milioni di gicche finissero nel mare e nelle spiagge. Si terrà venerdì alle 21 nella chiesa di San Martino di Erice il concerto dell'orchestra del Conservatorio Scontrino, a chiusura del Festival Accademia e Musica 2015, che si è avvalso anche della collaborazione del Comune di Erice. In programma musiche di Mozart, l'ingresso è libero. Doppio appuntamento con il cabarettista Dado alla terza edizione della rassegna estiva di musica, teatro e cabaret, organizzata dall'associazione Canto del Marrobio. L'artista si esibirà stasera alle 21.30 al complesso monumentale San Pietro a Marsala e domani sempre alle 21.30 presso l'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino di Mazara del Vallo. E adesso cambiamo argomento. Da venerdì a domenica 2 agosto all'Isla Blanca, sul lungomare Dante Alighieri, si terrà il primo Beach Volley Fest, una 3 giorni di beach volley con formazioni provenienti da tutta la Sicilia. Abbiamo ascoltato l'organizzatore Fabio Aiuto. Da venerdì a sabato 3 giorni di beach volley all'Isla Blanca, un'iniziativa che porta sul territorio trapanese tantissime formazioni. Assolutamente sì, il 31 organizziamo questo torneo 4x4 misto, aperto a tutti, tesserati e non, e abbiamo il piacere comunque di avere dei giocatori di spessore che hanno giocato a livello nazionale anche in Serie A, ma il tema principale dell'organizzazione di questo torneo è l'assoluto divertimento sul miglior palcoscenico che Trapani offre, è la nostra spiaggia con il nostro mare. In occasione e in anteprima faremo a scopo promozionale anche l'elezione del Queen e del King of the Beach secondo la modalità del 2 contro 2, per cui insieme alla musica e all'intrattenimento di RMC e i nostri DJ pensiamo di organizzare veramente un 3 giorni di assoluto divertimento all'Isla Blanca. Tra l'altro ci sarà anche la serata conclusiva, che sarà domenica, con la finale e l'organizzazione del Love Family Beach alla nostra 5ª edizione quest'anno, che ha avuto grande successo nelle edizioni precedenti. Quindi l'appuntamento è per venerdì 31, a partire da che ora? Inizieremo a giocare alle ore 15, si giocherà tutto il giorno. Lo stesso sabato inizieremo a giocare alle 15 e la finale domenica sarà alle ore 15 con tutta la festa. Ricordo, ingresso gratuito, per cui tutti possono venire a guardare la nostra manifestazione. Dal 29 luglio al 1 agosto, il grande spazio. E riprendiamo con le altre notizie sportive. L'ala Gabriele Ganeto sarà un giocatore della Pallacanestro Trapani. A breve l'ufficialità, il servizio. Gabriele Ganeto, dopo gli arrivi di Chessa, Tommasini, Filloi e Vigliasini, oltre naturalmente alla conferma di Andrea Renzi, sarà il 5º colpo della Pallacanestro Trapani. L'ufficialità del suo tesseramento, con tutta probabilità, potrebbe arrivare già nel pomeriggio. Si tratta di un'ala di 2 metri di 28 anni che andrà a completare il gruppo dei senior italiani. Un giocatore forte fisicamente, ma anche duttile dal punto di vista tattico e molto utile nella fase difensiva, che nell'ultima stagione ha vestito la canotta di Napoli in A2 Gold, giocando con una media di 10 punti e circa 6 rimbalzi a partita. Un giocatore che Ugo Ducarello conosce molto bene grazie all'esperienza vissuta insieme a lui e a Damian Filloi a Barcellona Pozzo di Gotto nel 2013, sempre in Lega 2. Nel passato di Gabriele Ganeto ci sono anche esperienze a Casale Monferrato, Vigevano con annessa promozione in Lega 2, addirittura Olimpia Milano e poi Varese, anno in cui ha anche conosciuto l'attuale assistant coach della Pallacanestro Trapani, Matteo Iemoli. E poi Verona, Barcellona appunto, e infine Napoli, con cui nell'ultimo torneo ha messo a segno 22 presenze totali.
Con l'arrivo di Ganeto, adesso il mercato sarà incentrato sulla ricerca dei giovani e degli americani. Ma ascoltiamo in proposito il responsabile del settore giovanile, Fabrizio Canella. Sì. Appunto, anche pensando a Gabriele, tutta gente che io personalmente conosco e gente che non ama perdere. Anche Gabriele è comunque un guerriero. Pensiamo a Viglianesi, che è appena stato preso, arriva da 4 promozioni, ma comunque è giovane, ma è uno che non ha voglia di perdere neanche la partitella del martedì, quindi sta nascendo secondo me una bella squadra. Gabriele è un altro ragazzo che Ugo conosce molto bene, che può aiutare nello spogliatoio, per questo che è molto importante gli italiani. In A1 è completamente diverso. Tutto un altro andare. Tutto un altro prima, andare. In A1 prima si comprano gli 5 americani. 5 italiani, ricordiamo, 5 stranieri, esatto. 5 stracomunitari, è una situazione esatto. Che fra l'altro aiuta molto poco la nazionale. Ancora basket, il coach della Virtus Trapani, Nino Colomba, si trasferisce in Liguria, dove allenerà alcune squadre del settore giovanile della Rari Nantes e Bordighera. Nel comunicare la conclusione, almeno per adesso, del suo rapporto professionale con la Virtus Trapani, Colomba in una lunga lettera ha voluto ringraziare la società e chi gli è stato vicino in questi anni. E adesso passiamo al calcio. Tra i migliori di questo primo scorcio di precampionato del Trapani c'è sicuramente l'attaccante Adriano Montalto, tornato nella sua città dopo un lungo peregrinare per l'Italia. Ascoltiamolo nell'intervista rilasciata all'ufficio stampa del Trapani. Con Adriano Montalto al termine della terza amichevole stagionale del Trapani Calcio, un'altra buona partita per te in questa esperienza granata. Ma oltre alla prestazione personale, diciamo che tutto il gruppo ha fatto bene. Abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni con la squadra e possiamo dire che abbiamo fatto un ottimo match anche oggi. Abbiamo portato il risultato a casa, anche se non conta, però da morale alla squadra. In gol contro Samp e Verona, quest'oggi hai avuto anche delle buone occasioni. Che emozioni stai provando in questi primi giorni con la maglia della Trapani, la squadra della tua città? Sono indescrivibili, è un'emozione bellissima e soprattutto quando indossi la maglia del Trapani è tutta un'altra cosa, quando giochi anche per la tua città. Fai di tutto, corri, e provi a lottare, dai una mano ai tuoi compagni, è un'emozione bellissima. I tifosi hanno subito salutato con felicità il tuo arrivo al Trapani, poi questi primi gol, cosa pensa Adriano Montalto, cosa sente di dire ai tifosi granata che presto lo rivedranno a Trapani? Io continuerò ad allenarmi per far bene, poi il gol se arriva, arriva. E comunque non vedo l'ora di mettere piede allo stadio provinciale per riabbracciare tutti i tifosi e sentire il loro calore. Prenderà il via stasera ad un anno dalla scomparsa del giovane il secondo Memorial Eros Scafura. Appuntamento alle 19 alla Chiesa Santissima di Contrada Ciancio di Marsala per la messa. Qui seguirà un torneo di biliardino. Alle 20.30 il torneo di calcio a 7 ai campi Fiumara del Sossio. Si terrà invece domani alle 10.30 presso l'ex aula consiliare del comune di Trapani di Palazzo Dalì la conferenza stampa di presentazione della tappa trapanese dell'Audi Tron Sailing Series, manifestazione velica che si svolgerà fra il 26 agosto e il 13 settembre nelle acque trapanesi. Alla conferenza stampa saranno presenti Chiara Zarlocco, presidente dello Yacht Club Famignana, circolo nautico che ospita l'evento, il sindaco di Trapani Vito Damiano e Caterina Bulgarella, assessore allo sport del comune di Trapani. Antonella Basciano e Giulio Dall'Isolina, presidente e vicepresidente del comitato organizzatore della gara. Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato nel dettaglio il programma della manifestazione velica. E chiudiamo con gli appuntamenti sulla nostra emittente. Questa sera alle 21 e alle 23 per Grand Hotel trasmetteremo la seconda giornata del progetto Le Vie del Gusto in Sicilia, manifestazione all'interno di Expo 2015. Fra gli ospiti l'assessore regionale alle attività produttive Linda Vancheri, mentre oggi, domani e dopodomani in coda ai nostri notiziari trasmetteremo dei brevi reportage sulla manifestazione che si sta svolgendo a Calatafime e al Teatro di Segesta Dionisiache 2015. Con questo è tutto, ma rimanete lì perché dopo la pubblicità torniamo qui in diretta come sempre con la nostra seconda edizione. Vi aspetto.